Come va? Oggi vi voglio insegnare come fare la ciretta araba, la magica ciretta araba, per levare questi brutti peli dal nostro corpo. È facilissimo, io lo faccio sempre a casa mia, non c'è bisogno di andare dall'estetista. Ora tutte le estetiste mi ammazzano, però è facilissimo, lo potete fare tutti a casa con lo zucchero e un pochino di limone, quindi tutti possiamo farlo a casa tranquillamente. Fa un po' male quando lo usiamo, però in generale tutte le cerette fanno male, ma questo fa male con dei buonissimi risultati perché questi peli no, come si dice, scompaiono, scomparono, vanno via. Vanno via per un mese intero, quindi mi raccomando, provate a farlo almeno una volta e guardate un po' i risultati. Allora, questo video l'ho fatto già in inglese, però vi lo commento un po' in italiano perché ho ricevuto tantissimi messaggi da ragazze che non hanno capito benissimo i diversi dettagli. È facilissimo, veramente, guardatelo, vi commento in italiano. Se avete ancora qualche dubbio, qualche domanda, postate un piccolo commento sotto o un messaggio, chiedetemi quello che volete e proverò a rispondervi. Quindi, buon lavoro e guardiamoci questo video. Ciao! Allora, ci serve un bicchiere di zucchero e meno di metà del de limone e pochissima acqua, come vedete, molto poco acqua. Poi ci serve un piccolo cucchiaio di sale e voilà. Dobbiamo metterli tutti in questa padella, diciamo. My sugar. Prima lo zucchero, And then poi my prendiamo e mettiamo water. l'acqua, poi prendiamo il And sale e lo mettiamo salt. sopra. E And poi I'm going spruzzo to questo squeeze metà half of di it limone, ma non metà, come myself vedete, because it's poco, directly uno o here due because we don't need actually volte, the whole half of it. eccoci. Poi Right, and I'm going accendo il gas to a one of the fuoco tongs. medio, possiamo metterlo And a I fuoco need medio. a big Poi dobbiamo spoon girare tutto. to mix everything together. Ci serve un piccolo piano di marmo, lo bagniamo un pochino come vedete con un pochino di acqua, lo bagniamo, ricordatevi di mettere un po' di carta così come ho messo io come vedete per non far tutto scendere e poi continuiamo a mischiare tutto fino a che cambia colore. I have to turn off the gas and pour everything here. Scary. E adesso con un cucchiaio dobbiamo prendere verso dentro tutto il materiale, quindi solo dai lati. Iniziamo dai lati a spingerli dentro con un piccolo cucchiaio. Ok, adesso le lasciamo lì, però solo per 10 secondi. Solo 10 secondi perché se no diventa molto duro e dobbiamo lavorarlo prima che diventi duro. Quindi vado a bagnare un po' le mie mani per poter lavorare con la nostra ceretta.
ricordatevi. Quindi dobbiamo bagnare le mani, prima per raffreddare un po' le mani e poi perché dobbiamo aggiungere un po' di acqua per poterla diventare molto più sciolta. Quindi, e deve anche cambiare colore, deve diventare molto più chiara. Allora guardate un po' con me come la faccio. Dovete lavorarla tipo per 2 minuti e poi vedremo com'è. Eccolo! Allora, questo è il nostro risultato. Ora è molto più morbida, si può lavorare. Lì ho tantissimo ancora materiale, quindi con un bicchiere di zucchero possiamo fare tantissimo, possiamo levare tanti peli. Quindi non è solo per una volta. Ora, quelli che rimangono, il materiale che rimane, possiamo metterlo facilmente nella busta di plastica, nel frigo. Perché va via molto facilmente dalla busta di plastica, dei sacchetti di plastica. E una volta che li vogliamo usare, possiamo metterli solo tipo 10 secondi nel microonde, ancora con il sacchetto di plastica, e lo possiamo cominciare ad usare. Se è ancora duro, perché il frigo è un po' freddo, possiamo mettere di nuovo un po' di acqua e lavorarlo come avete visto, come ho fatto io, con le mani. Spero di aver risposto al vostro dubbio di come fare la ciretta araba e spero che la provate a casa, è facilissima come vi ho detto, tutto in tutto è 7-8 minuti e abbiamo una bellissima ciretta per più giorni da usare e conservare anche nel frigo, quindi spero che vi è piaciuta questa lezione, se avete qualsiasi domanda vi invito a contattarmi qui sotto, ci vediamo nella prossima lezione di araba con me, ma ciao! Thank you.